Salve ragazzi, benvenuti sempre su Opinioni di Luzio. Oggi siamo il 7 febbraio, l'ora locale è le ore 22:47 e voglio portare sempre alla cronaca una notizia veramente uno scoop, una notizia di quelle bomba ragazzi. Vi voglio portare sempre una premessa di qualcosa che avverrà, perché logicamente io vi porto le prime notizie che ancora non sono calcate dalle televisioni, e ce l'ho qui sempre nella mia grandissima mano, che la tengo ben stretta, anche se è piccolissima la cosa che vi devo far vedere, e ve la farò vedere. Naturalmente è una proposta che già a livello europeo è ben lì sulla scrivania, in prima fila, e sarà un'operazione per far sì che ci sia un nuovo taglio di spesa economica per le loro tasche, ovviamente. Non tanto per le nostre, ma per le loro, cioè per coloro che ci governano e ci amministrano. Ebbene sì, la chiave di tutto sta sempre qui nella mia bellissima mano, bellissima. Adesso voglio essere troppo... Voglio troppo leccarmi, insomma, in questo momento, come si suol dire. Però come è la mission del canale è quello di portarvi una notizia a risalto che magari non vengono calcate o comunque ancora non sono state messe in onda. Questo è il mio obiettivo. E oggi, ancora oggi, una volta, ve la porto sempre nella mia famosa mano. E in pratica la notizia è, purtroppo, è salito troppo caro il prezzo del rame. Sì, si è triplicato, ragazzi, il prezzo del rame. E il valore nominale di quello che ho nelle mani è più basso del costo per la loro per l'ottenimento di tutto ciò, di quello che chiudo qui nella mia mano. Ebbene sì, e quindi i potenti, gli economisti e i tesorieri che ci amministrano, che governano il paese Europa, e quindi anche indiretta, quindi anche noi come Italia, dato che apparteniamo ancora all'Europa, che ne dica Forza Italia con la sua propaganda che vuole ritornare all'Italia senza Europa. Noi purtroppo siamo in Europa, penso che ci staremo per parecchi secoli ancora. In pratica si parla di che cosa, insomma? Ecco qui, tornando al nocciolo, perché mi stavo perdendo, ragazzi, voi non vi sentivo, insomma, adesso vi sento, è ancora più forte e numerosi. Commentate, ok? Ma questa è una gaffa che può essere permessa sempre all'opinione di Luzio, insomma. Quello che vi voglio portare in risalto è queste. Sono queste famose due monetine, una di un centesimo e di due, a cui sono molto affezionato e che vado spendendo quando vado nei bar a prendere il caffè, vado a prendere il panino, vado a prendere il mio bel tramezzino, la mia Coca-Cola, logicamente. Quindi un centesimo, due centesimi io ci tengo, anzi ne faccio la raccolta. E non so se voi in questi tempi di crisi queste monete non amate spenderle, anzi, quindi si fa anche l'incetta di queste monetine che ci vogliono togliere, proprio perché, come torno a ripetere, perché costano di più a loro la loro coniatura che il valore nominale stesso della moneta. Loro dicono, non possiamo dare una moneta in mano a un cittadino che a noi ci costa due centesimi anziché uno, quindi ce la vogliono togliere. Però logicamente ancora in propaganda elettorale, soprattutto l'Italia, logicamente non faranno questo, perché magari dicono porta ai commercianti di portare in eccesso le cifre, quindi arrotondamente in eccesso. Ma io potrei dire, male che lo possono fare anche in difetto, però logicamente io c'ho sempre la marcorda di queste monetine che mi rendono più ricco alla fine della giornata, quando c'ho tante di queste monetine. Non so a voi, non so a me, ma per me sì, sono più ricco. Poi se magari c'è un viso un po' triste quando il barista gli presenta una decina di queste monetine insieme ad altre, o fatti suoi, insomma, non è colpa mia se la prendesse con chi le produce queste monete, logicamente, dato che ci sono, la moneta è strutturata così, c'è la moneta un centesimo, allora ragazzi, mettiamo su un comitato, vogliamo la moneta da centesimo per sempre, non la vogliamo togliere, perché noi ci teniamo queste monete, perché fanno parte del nostro portafoglio e fanno del nostro quieto vivere di tutti i giorni, per far sì che siamo sempre più ricchi e meno poveri, ragazzi. Opinione di Luzio vi porta sempre notizie al risalto. Siamo qui a Montignano. Arrivederci, ragazzi.